Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come costruire un accessorio per mettere le spinette nel legno, quindi per costruire delle cornici, delle antine e oggetti simili. Buona visione! Prima di tutto vedremo come costruirne uno in legno, semplice e veloce. Quindi tagliamo un pezzo di legno e riciclando anche un pezzo di pallet andiamo a forarlo in questo modo con il trapano a colonna in modo da poter vedere poi il centro. Ci posiziono il legno che poi dovrò andare a spinare in modo da poter capire dove andare ad eseguire i fori che faranno da guida per appunto inserire poi le spine. Quindi dopo un po' di misure e un po' di segni valutiamo che cosa andare ad inserire e quindi in che modo forare. Possiamo infatti utilizzare anche delle sezioni di tubolare, quindi con la Fastener andiamo ad eseguire i fori, che devono essere leggermente più stretti del dado o del cilindro che andremo ad utilizzare. Li spingiamo lentamente in posizione ed ecco il risultato. Ora uniamo le due parti, magari mettendo anche della colla vinilica, ed ecco qualche prova per vedere come funziona. Per il secondo jig invece ho deciso di utilizzare un angolare in metallo che andrò a forare ovviamente nella posizione che più mi è comoda per utilizzarlo e della dimensione delle spine che dovrò inserire. Eseguo anche un'attacca esattamente al centro, piccolo test per vedere come si comporta. Dopo averlo testato, ho deciso di aggiungere uno spessore in alluminio che andrò ad avvitare semplicemente e a forare nello stesso modo, appunto per conferire più una maggiore precisione nel momento del foro e quindi per evitare di entrare storti all'interno del legno. Come potete vedere, semplicemente bloccandolo con un morsetto possiamo eseguire i fori per inserire le spine con velocità e precisione. Possiamo scegliere se usare due fori contemporaneamente oppure mediante la tacca di riferimento possiamo utilizzare un foro semplicemente prendendo le misure e spostandoci di quanto ci occorre. Eccovi un'anticipazione di quello che ho realizzato e vedrete in un prossimo video. Anche questo video è terminato. Se avete delle domande potete farle nei commenti. Se vi è piaciuto mettete mi piace e condividetelo. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Seguitemi anche sulla mia pagina Facebook Paolo Brada Official.